l'iscrizione si rivolge, no, direttamente a chi la legge presso di voi, quindi romani, ovviamente, Taurasia, Cisauria, Sannio, Cepit. Quindi ci sono tre nomi di tre roccaforti, Taurasia, Cisauria e Sannio, che lui conquistò e sottomise tutta la Lucania e ne trasse molti prigionieri. In realtà, probabilmente, queste due ultime righe non dicono il vero, perché noi sappiamo che quando lui fu eletto console nel 298, lui non si occupò. In quel periodo Roma stava combattendo contro il Sannio, c'erano le guerre sannitiche. Però lui non fu mandato nel Sannio, ma fu mandato a fronteggiare una rivolta a Volterra. Quindi era stato incaricato delle imprese militari più a nord, verso l'Etruria, mentre il suo collega invece era stato appunto destinato alla guerra contro i Sanniti. Perciò molto strano queste città che vengono citate e che nessuna fonte letteraria gli ha mai attribuito come conquista. Così come sicuramente falso è che lui abbia sottomesso la Lucania e portato da lì tutti questi ostaggi. Perché sappiamo per certo che proprio nell'anno del suo consolato, i Lucani, siccome si sentivano minacciati dai Sanniti, chiedono a Roma un trattato di alleanza molto particolare, molto, molto favorevole per loro, e mandano liberamente, spontaneamente, degli ostaggi a Roma. Quindi non può in nessun modo aver sottomesso la Lucania, perché proprio in quell'anno la Lucania chiede ai Romani di essere protetta. Quindi non è. Perciò diciamo che c'è una ridondanza, un'esagerazione di quella che era la sua importanza. 280, intorno al 273, lui muore, questa è la sua sepoltura, e da allora il sepolcro comincia ad essere utilizzato. Come vedete, è molto ampio.